arriviamo alla terza parte, che è quella che ci fa capire come funzionano le licenze per dati, le licenze open per dati. Prima vi ho parlato di licenze open in generale, quando ho detto del Creative Commons, vi ricordate l'ultima gamba, quella gamba che era a destra, diciamo, del nostro schema, la parte blu, l'ultimo a destra, erano le licenze open, cioè quegli strumenti contrattuali con cui i titolari dei diritti rilasciano liberamente le loro opere, consentono gli utilizzi liberi delle loro opere. Questo è un po' più, ancora più appropriato. E qua vedremo quali sono gli strumenti, le licenze, gli strumenti contrattuali per rilasciare liberamente l'utilizzo, autorizzare il libero utilizzo di dati. Devono essere quindi licenze che licenziano il famoso diritto sui generis. Quindi, purtroppo, capire bene queste licenze presuppone aver capito il funzionamento del famoso diritto sui generis che io prima vi ho spiegato in modo un po' appunto semplificato. Questo è il link in cui potete trovare l'approfondimento che vi dicevo. Qua, davvero è una lezione abbastanza completa e mi sembra venuta discretamente bene per poter capire. Scusate. Quindi, passato questo, ah, ecco, siamo tornati qua. Eh sì, ecco, mi ero dimenticato. Avevo proprio rimesso questa slide con evidenziato, vedete, il cerchiolino verde per farvi capire che siamo qua adesso, cioè parliamo proprio di come il libero utilizzo di dati può, diciamo, far leva, può basarsi su una licenza, cioè un meccanismo in cui è il titolare dei diritti a decidere ad attivare questo meccanismo contrattuale per cui espone la sua opera, espone il suo dataset con una licenza open che dice: signori, potete utilizzare liberamente questi dati perché sono io il titolare dei diritti che ve lo sto dicendo. Ok? Questo è il concetto. Le licenze Creative Commons, vi ho già detto prima, creano una sfumatura, no? Prima abbiamo visto che c'è un tutti i diritti riservati, eccolo qua, cioè tutto coperto da copyright e nessun diritto riservato al pubblico dominio, bianco o nero, cioè due estremi, però per creare delle sfumature intermedie, allora Creative Commons ha scritto delle licenze che rispondono un po' al motto alcuni diritti riservati, cioè il titolare dei diritti non si trattiene, non si riserva tutti i diritti come è nella prassi comune, ma se ne riserva solo alcuni e gli altri li libera, potremmo dire. E questo è anche qui in una metafora abbastanza chiara, il paragone, il confronto tra licenza open versus licenza proprietaria. Usiamo la metafora del cartello all'ingresso di un parco. Io entro in un parco e normalmente c'è un cartello che mi dice cosa posso fare e cosa non posso fare in questo parco, no? Anche se è un parco pubblico, quindi non ho pagato nulla per entrare, è un parco comunale, un parco regionale, un parco nazionale. Io ci posso entrare, però mi dicono: attenzione, sei il benvenuto, però è permesso passeggiare lungo i sentieri, ma non è permesso fare il picnic, non è permesso giocare a pallone, non è permesso raccogliere i fiori, non è permesso accendere fuochi. Quindi questa licenza, questo cartello ci sta dando sì una autorizzazione, cioè ci sta dicendo che possiamo entrare, però in realtà non ci sta dando tante libertà, anzi ce ne sta togliendo, cioè ci sta vietando, ci sta dicendo che sono vietate alcune cose che noi magari ingenuamente avremmo pensato fossero libere, no? Cioè, entro, raccolgo i fiori, che male ci sarà raccogliere i fiori in un prato? No, perché magari è un parco nazionale con una tutela particolare e lì ci sono delle specie di fiore che hanno bisogno di essere assolutamente tutelate e quindi non devo neanche raccogliere i fiori. Ok? Quindi è una licenza in questo caso in metafora, portandola fuori dalla metafora. È la licenza, ad esempio, dei nostri sistemi operativi Windows, macOS. Se voi leggete le licenze di questi sistemi operativi, vedrete che ci sono una marea di divieti che prevalgono numericamente sui permessi che ci vengono concessi. Ok? Quindi, sì, la licenza di Windows che ho avuto in omaggio, fra virgolette, che ho comprato insieme al computer che appunto ho appena comprato. Mi dice che posso usare questa copia di Windows solo su questa macchina. Quindi, se la macchina mi si rompe,
In realtà devo buttare via tutto, anche il sistema operativo, perché quel sistema operativo è legato strettamente a quella macchina e non posso farne una copia e portarlo su un altro computer che ho in ufficio. Ok? Perché quello sarebbe una violazione della licenza. Quindi vedete, ho creato una scarsità con un sistema strettamente giuridico, cioè in realtà si può fare, cioè prendere una fare una copia di un sistema operativo e metterlo da un'altra parte. È una cosa dal punto di vista tecnico abbastanza banale, ma è il limite giuridico che ci dice che non possiamo farlo. Ok? Contrario, se invece noi abbiamo una licenza open, la licenza open ci dice le cose che possiamo fare, cioè tende a sbilanciarsi numericamente con i permessi concessi piuttosto che con i divieti imposti, con le condizioni imposte. E quindi, appunto, tornando alla nostra metafora, è come se noi avessimo un cartello all'inizio del parco che ci dice: sei benvenuto, puoi stare all'interno del parco dalle ore 8 fino alle ore 22, è possibile raccogliere i fiori, è possibile giocare a pallone, è possibile fare i picnic, ma non è possibile accendere fuochi. Cioè, le licenze open hanno sempre un minimo di limitazione, perché se non ci fosse neanche quel minimo di limitazione, di condizione imposta, allora sarebbe un pubblico dominio, sarebbe un CC0. Ok, quindi la licenza open, anche la più libera in assoluto, ha sempre un po' di, diciamo, un minimo ingrediente, una minima percentuale di condizioni, di restrizioni. Ok? Quello che la qualifica come open è appunto la proporzione tra le condizioni imposte e i permessi concessi, le libertà concesse, che deve essere ovviamente sbilanciata a favore delle libertà concesse. Ecco un esempio di licenza, cioè io stesso per fare questa slide ho usato una immagine, questa foto del cartello, che non ho fatto io, ma l'ho trovata in rete, ma l'ho trovata su un repository, su Flickr, che è un repository di fotografie, fatta da un fotografo che l'ha rilasciata sotto una licenza libera, sotto una licenza license, vedete, CC Creative Commons by NCSA, è una delle sei licenze Creative Commons. By NCSA sta per Attribution Non Commercial Share Alike, cioè sono le condizioni imposte da questa licenza. Non, ripeto, oggi non riusciamo a fare, ad arrivare a questo livello di dettaglio, siamo già più o meno a un'ora, però ecco, è per farvi capire il meccanismo, cioè io avevo bisogno di un'immagine per fare queste slide, sono andato a cercarla in un repository di foto e non ho preso la prima che mi piaceva, ma ho preso anche una che mi consentiva di fare l'utilizzo che ne sto facendo, ok? Allora, parlando di strumenti giuridici per l'open data, cioè questi strumenti contrattuali giuridici per rilasciare in maniera open dei dati, per il mio libro, quello che vi ho segnalato prima, il fenomeno open data, quindi questo è uno schema che risale al 2013-2014, avevo fatto questo schema che divide. Vedete, innanzitutto c'è una prima distinzione tra licenze e dichiarazioni di rilascio in pubblico dominio. L'avevamo già visto prima nella slide sul pubblico dominio, no? Dicevamo che il CC0 non è tecnicamente una licenza, perché è un atto di rinuncia ai diritti. Quindi non ti sto dando dei permessi, ma sto rinunciando all'esercizio del mio diritto. E, insomma, per chi ha un minimo di base di cultura giuridica, questa differenza non è da poco. Ok, quindi a voi non credo di non doverla spiegare, però se poi qualcuno si ascolta la registrazione, magari qualche informatico, qualche matematico, qualcuno che viene da un altro tipo di cultura, ecco, mi raccomando, mettete l'accento. Sembra una questione cosiddetta di lana caprina, ma invece è sostanziale. Cioè dichiarare di liberarsi, di non esercitare più un diritto, di liberarsi totalmente di un diritto, vuol dire tagliare ogni legame con quell'opera. E quindi il CC0 è una scelta ben più radicale, ma indubbiamente quella più libera. Cioè i dati, gli open data rilasciati con questo strumento, il CC0 o l'ODC PDDL, che è una cosa simile fatta però da Open Data Commons, da un altro ente, è indubbiamente il modo più radicale per rilasciare i dati, per liberare i dati, ok? E invece di là abbiamo le licenze, quindi strumento meno radicale, ma che libera, a seconda di quale licenza scelgo, l'utilizzo dei dati. Come vi dicevo prima, le licenze Creative Commons sono 6 e quindi
diciamo, la parte sinistra dello schema avrebbe dovuto avere 6 gambe. In realtà io ne ho messe solo 2, perché la definizione di open data, che è, diciamo, universalmente ormai accettata sia nell'ambito scientifico, nell'ambito della pubblica amministrazione, a livello giuridico, i vari testi normativi che hanno poi parlato di open data, riconoscono che il concetto di open data debba essere, diciamo, debba consentire solo l'utilizzo di queste due licenze, due tipi di licenze. Licenze che hanno altri tipi di condizioni sono troppo restrittive per essere considerate open data. Quindi possono essere utilizzate per i dati, ma non realizzano il concetto di open data, cioè non rispondono ai requisiti minimi perché un dato venga considerato open. E vedete, le licenze sono, cioè, diciamo, le due famiglie di licenze sono queste: le licenze che quella, diciamo, in mezzo centrale, che richiede solo l'attribuzione, cioè l'autore sostanzialmente ci consente di fare qualsiasi cosa con il dataset che ha rilasciato, a condizione che io lo citi come autore, lo citi come fonte originaria del dato. Quindi la semplice attribuzione, il CC BY o DC BY oppure IODL, la 2.0 della IODL, Italian Open Data License. Questi acronimi indicano il tipo di licenza. CC sta per Creative Commons, ODC sta per Open Data Commons, che è un altro ente che rilascia licenze come Creative Commons, e questa è una licenza più o meno simile, e IODL sta per Italian Open Data License, che nella sua versione 2.0 ricalca il meccanismo della Creative Commons BY. E poi vedete qua, con richiesta di attribuzione e di applicazione della stessa licenza, cioè oltre al BY viene chiesto anche lo Share Alike SA, lo trovate qua. Lo Share Alike è un meccanismo particolare, cioè secondo cui il dato viene rilasciato liberamente, si consente anche di farne opere derivate, si dice tecnicamente, cioè di prendere il dataset e tirarne fuori qualcos'altro, tirar fuori un altro dataset, non so, ad esempio. Mi viene dato il database degli. Il database, teniamo il nostro esempio, il database degli orari degli autobus di tutta la rete milanese dell'ATM, e io realizzo un sottodatabase del comune di Sesto San Giovanni, perché mi interessa solo quella parte lì, e lo integro con le aperture dei negozi. Okay, quindi faccio un database integrato che mette in relazione le fermate degli autobus a seconda del maggiore frequentazione dei negozi, quindi faccio una previsione di quanto l'autobus possa essere pieno o meno. Non so, sto inventando, però quel sottodataset che ho fatto e che poi ho modificato perché ci ho messo dentro anche gli orari dei negozi, di apertura dei negozi, è un dataset derivato, cioè io ho aggiunto del mio a qualcosa che però parte cioè qualcosa che è stato fatto da qualcun altro da cui io ho preso spunto. Quindi, se siamo sotto una semplice licenza di attribuzione, io che ho realizzato quel dataset non devo fare altro che dire che in questo mio dataset derivato ci sono dentro dati che provengono da un altro dataset precedente, che è quello di ATM, punto, e ho rispettato la licenza. Se però c'è lo share alike, che share alike si può tradurre tecnicamente, diciamo letteralmente condividi allo stesso modo, allora io che ho fatto l'opera derivata, ho fatto il database derivato, sono obbligato a condividerlo allo stesso modo, cioè sono obbligato a rilasciare anche il mio dataset derivato sotto la stessa licenza, ok? Con appunto questo meccanismo dello share alike. Perché l'ho messo tra parentesi rosse? Perché lo share alike può fare casino, lo dico in modo molto colloquiale. Cioè, lo share alike sui dati è comunque coerente con la definizione di open data, ma a volte è problematico. A volte è problematico perché non si capisce bene cosa sia dataset derivato da altri e via dicendo, e quindi a volte l'applicazione dello share alike scoraggia l'utilizzo di dati open. Quindi, soprattutto se parliamo di dati open delle pubbliche amministrazioni,
nelle ultime linee guida, quelle rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le licenze con meccanismo share alike vengono deprecate, cioè vengono date come non preferibili. Ok? Quindi, visto che questa lezione è sul riutilizzo dei dati pubblici, dei dati delle pubbliche amministrazioni e non degli open data in generale, dobbiamo segnalare che lo share alike può appunto essere un elemento di disturbo. Anche lì sullo share alike vi rimando a quell'altra lezione che vi ho linkato perché siamo già un po' avanti. Vi dico solamente una cosa: che tra le due licenze che sono segnate lì, la Creative Commons Attribution Share Alike by SA e la Open Data Commons ODBL, c'è una sottile differenza che poi sottile non è, perché lo share alike della ODBL è ben diverso dallo share alike della Creative Commons e questo rende le due licenze incompatibili. Ed ecco che cominciamo a capire perché lo share alike spesso crea problemi. Perché se io utilizzo una licenza CC BY SA, una share alike sui dati, vuol dire che poi i miei utenti, cioè scusate, gli utilizzatori che realizzeranno un dataset derivato saranno obbligati sempre a portarsi dietro quella licenza e non potranno integrare i loro dati con altre fonti, con altri dataset che invece sono stati rilasciati ad esempio sotto la ODB o la ODBL, perché le due licenze sono appunto incompatibili su questo aspetto e quindi, ale, ci portiamo dietro un problema per i secoli dei secoli. Visto che i dati nascono per loro vocazione per essere miscelati insieme ad altri dati, lo share alike è appunto da usare con estrema cautela. La IODL l'ho citata giusto per dovere storico, ma è una licenza assolutamente deprecata adesso, non andrebbe mai più usata, perché era una licenza scritta, vabbè, in periodo in cui forse questo tema era ancora nuovo e quindi non si conoscevano bene queste dinamiche, che ripercorre il meccanismo dello share alike della Creative Commons dell'attribution share alike Creative Commons, ma che non funziona molto bene. È una brutta copia della Creative Commons, quindi davvero non si deve utilizzare, e al massimo appunto si può utilizzare la versione 2.0 che è più simile a una CC BY.